Ha riaperto al culto l'antica chiesa di Santa Maria di Pennaluce, situata nella magnifica location di Punta Penna. Da poco, infatti, è stato ultimato un importante restauro conservativo che ha abbellito i tratti e reso più funzionali gli spazi di questo luogo sacro, tanto caro ai vastesi e non solo. Nel pomeriggio di sabato, Monsignor Bruno Forte ha presieduto la prima messa dopo i lavori. La ristrutturazione, il restauro di questa bellissima chiesetta, di tutto l'ambiente circostante, il portico, è un dono che viene fatto a Vasto anche grazie all'impegno del vicario per Vasto e il Vastese, il parroco di San Paolo a Vasto, Don Gianni Sciorra, a cui va tutta la mia gratitudine, e offre così alla comunità del Vasto la possibilità di ritrovarsi presso la madre a cui, insieme all'Incoronata, che è l'altro grande polo mariano di Vasto, e Santa Maria Maggiore, ci si affida con fiducia. I lavori, durati poco più di 2 anni, sono stati finanziati dalla Regione Abruzzo con i fondi del Masterplan e autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Abbiamo portato avanti un restauro conservativo importante che un po' ha ridato funzionalità e pregio a tutto il complesso. Abbiamo tolto tutti i pavimenti interni con il sottostante massetto e abbiamo messo il cotto fiorentino sia all'interno che all'esterno. Tutti gli intonaci sono stati ripristinati con tutte le tecniche della deumidificazione e con un sistema innovativo che si chiama BioDry, che blocca l'umidità ascendente sfruttando il campo magnetico.